fondamentale che sappiate fare i passaggi. Quindi questa è un'equazione, firmi la lavagna, questa è l'equazione, la manipolo così, poi scrivo l'equazione di differenziali, formalmente è come se moltiplicassi ambe le lati per differenziare il tempo, non dite la voce alta in presenza matematica. E poi qua separo le variabili. Qua ho separato le variabili, ho messo a sinistra tutto quello che concerne la corrente e lasciando a destra quello che... Certo, la corrente dipende implicitamente dal tempo, però metto a sinistra quello che dipende esplicitamente dalla corrente e lascio a destra quello che non lo fa e rimane uno di qua, d'accordo? Quindi ho diviso per questo, per intenderci. Chiaramente è una divisione, tra l'altro è legittimo, a patto che la corrente non sia mai proprio uguale, che la corrente moltiplicata per R non sia proprio uguale a 0. Cioè questa divisione la posso fare se il denominatore deve essere 0, quindi state già usando l'idea che la legge di Ohm non sta, la legge di Ohm ingenua non basta, c'è il pezzo in più. A questo punto, avendo separato le variabili, integrate, fate così. Qua integrate nel tempo, qua integrate dalla corrente. Quindi questo è l'istante iniziale. All'istante generico mettete un apice, qua state integrando nel tempo da 0 al t generico, state integrando dalla corrente, dalla corrente iniziale alla corrente generica, dalla corrente in un istante generico, quindi mettete gli apici qua. Qual è la corrente iniziale nel nostro esercizio? Il nostro esercizio è che parte da 0, quindi per noi questo vale 0. Chiaramente questo integrale più stupido vale t. E tutto il lavoro è su questo integrale qua. Faccio un cambiamento di variabile, chiamo questa roba z, eccomi qua, okay. Avendo fatto un cambiamento di variabile, qual è il differenziale di z? Il differenziale di z è meno r per il differenziale di i, quindi questo differenziale di i la scrivo in termini del differenziale di z, quindi ho meno 1 su r per il differenziale di z, quindi questo meno 1 su r mi esce fuori dall'integrale dove avevo già estratto tra l'altro la L, quindi ho il meno che viene da là, L diviso R, e ho l'integrale di Z, in Z di 1 su Z. E l'integrale indefinito di 1 su X è il logaritmo naturale di X, quindi il logaritmo naturale di Z. Però voglio fare l'integrale definito tra gli estremi, e gli estremi sono la Z iniziale e la Z generica. La z iniziale è il valore di z all'inizio, ma z cos'è? Z è v0, quindi all'inizio quanto vale z? All'inizio la corrente è 0 e quindi all'inizio z è proprio v0. Z0 è uguale a v0 perché per noi la corrente iniziale è 0. D'accordo? Quindi ho meno l su r, il logaritmo naturale del valore di z generico diviso il valore di z iniziale. Questa roba qua è uguale a cosa? È uguale a t. Quindi faccio un po' di manipolazione, faccio l'esponenziazione per fare la funzione inversa al logaritmo naturale e ottengo per l'appunto questo qui, che può essere molto facilmente riscritta per ottenere i che era la domanda, ed è la solita formula. Vedete, questa è la corrente asintotica alla quale il circuito arriva avendo abbastanza tempo per arrivarci, un'infinità di tempo. E c'è un tempo caratteristico, che non coinvolge ovviamente il segno meno, il tempo caratteristico è questo, è l'inverso di quella roba là, quindi questo lo scrivo come è alla meno t diviso tau, e tau è L diviso R. Certo, un giapponese avrebbe difficoltà, no? L diviso R, uno prende da punto perché cos'è uno? D'accordo? Se il tempo caratteristico è questo, allora dovete immaginare un circuito che ha la stessa batteria, due circuiti hanno la stessa batteria, quindi stessa forza motrice chimica, hanno la stessa resistenza, però diversi valori di L, diversi valori del coefficiente di restituzione. Quando chiudete l'interruttore, la curva della corrente per il tempo è diverso. All'aumentare di L, il tempo caratteristico è più lungo e quindi l'esponente sale, cioè la funzione 1 meno esponenziale decrescente sale con più fatica.
diciamo così, con un linguaggio colloquiale, un circuito con un piccolo valore di L sale più rapidamente, un circuito con un grande valore di L sale molto grande, sale, impiega molto tempo a salire. Quindi L, vedete che gioca il ruolo della massa, è una specie di piede, una specie di piede, una palla di piede al circuito. Quando chiudete il circuito, cosa ha detto? Palla al piede. Piede al piede, cosa ho detto io? Palla al piede, non palla di piede. Palla al piede. Quando chiudete l'interruttore, questa induttanza sta remando contro, ok? Un piccolo valore di induttanza e il circuito sale su. Quindi, affinché il circuito andasse su dritto, cioè che fosse ingenua legge di Ohm, servirebbe che l'induttanza fosse zero. D'accordo? Mi trovo molto suggestivo. Shhh. Silenzio, per cortesia, dai. Se siete stanchi o distratti, andate via. Io sono qua a sudare per voi, se non vi interessa andate via. Quindi esigo un po' di silenzio. Lasciamo perdere un po' il rispetto, quello me lo so far, mi so far rispettare. Se qualcuno mi manca di rispetto lo trovo nel parcheggio. Perché ride, signorina? Vedete, sto scherzando. Dov'è che lo assalirò? Nel parco, nel parcheggio, sotto casa, nelle aule, nell'ascensore. Vai. Cosa stavo dicendo? Vedete, mi fate perdere il filo. Cosa volevo dire? Ah! Suggestivo! La L gioca il ruolo della massa e la R gioca il ruolo di B. B è il coefficiente di viscosità del fluido. Quella forza viscosa era una forza dissipativa, era un termine che faceva sparire energia meccanica di qualità e la degradava in energia termica, che è di bassa qualità. Quindi la forza viscosa è una forza d'attrito che non è conservativa, dissipa energia. E vedete che la resistenza fa la stessa cosa, dissipa energia. Quindi il parametro dissipativo nella caduta del grave era il coefficiente di viscosità. Qual è il parametro dissipativo in questo circuito? È il valore di R. Andiamo avanti con un altro pezzo. Allora, questo è la solita batteria. Questo è il solito comportamento resistivo del circuito, concentrato o comunque distribuito. Silenzio! Certo numero di volt, forza di motrice chimica, questo è un certo numero di ohm. Adesso immaginate che qua ci sia un condensatore, ok? Allora, a rigore, qualsiasi circuito ha un comportamento induttivo, perché c'è l'autoflusso, Ma se non metto un solenoide o qualcosa che aumenti in maniera estremamente importante l'area efficace, posso immaginare che il comportamento induttivo che c'è sia molto piccolo. Quindi io sto immaginando che questo sia molto piccolo e che domina l'effetto resistivo e capacitivo. Quindi voglio discutere questa specie di circuito ipotetico in cui lo ridisegno, sono troppo stanco, in cui faccio così. Non c'è un induttore, non c'è un solenoide, però voi dovete essere consapevoli, specialmente gli elettrici di voi, che questo circuito, anche se non l'ho disegnato, ha un comportamento induttivo, come qualsiasi circuito c'ha.
ma è piccolo, quindi non lo sto includendo in questo modello e voglio solo trattare un'equazione differenziale molto semplice che modellizza il comportamento di un circuito di questo tipo. Mettiamo il solito interruttore, quindi inizialmente silenzio. Inizialmente quel condensatore non è carico, non ci sono cariche su questa piastra e non ci sono cariche negative sull'altra, ok? Benché ci sia una pompa di carica che non vede l'ora di portare delle cariche positive qua e togliere cariche positive da qua, quindi togliendo cariche positive questa diventa negativa, questa accumulando cariche positive diventa positiva, aggiungo una carica, tolgo una carica, quindi avrò sempre una carica uguale opposta su queste due piastre, eh? Ma appena chiudo l'interruttore però, per il momento, e scarico quel condensatore. A T uguale a 0 chiudo l'interruttore. Cosa succede? Allora, la legge di Ohm ingenua ci dice V0 uguale IR, ma quella ingenua, l'equazione appropriata è questa. La forza della motrice chimica, quindi scrivo questo, poi devo aggiungere quel contributo che viene dal condensatore. A come lo metto? Allora, cosa abbiamo detto del condensatore? Cos'è la capacità? Perché questo condensatore avrà una certa capacità e prenderà da come è fatta. Il condensatore per noi sono due elettrodi con accoppiamento induttivo capacitivo completo, quindi c'è ogni linea di campo che va da uno va a finire sull'altro, no? Se uno ha una carica l'altro ha meno carica, quindi è induzione elettrostatica completa. La capacità che diavolo è? Per definizione, nel concetto della definizione semplice che do io, è la carica che per l'appunto c'è positiva su una piastra, negativa sull'altra, diviso la differenza di potenziale che c'è tra una piastra e l'altra. Quindi la differenza di potenziale tra le due cariche, tra le due piastre, cos'è? È uguale a Q diviso C. D'accordo? Quindi, tenete a mente, Q diviso C è la differenza di potenziale ai capi di un condensatore dove c'è una carica Q su una piastra e carica meno Q sull'altra. Adesso, inizialmente l'interruttore è aperto, lo chiudo. La batteria pompa una carica positiva di qua ed estrae una carica negativa di là, quindi ci va una carica Q qua e una carica meno Q, una carica positiva e qua c'è una carica negativa, cioè un'assenza di carica positiva, ok? Prima carica è stata facile mettere, seconda botta, arriva un'altra carica positiva che sta arrivando, però lui viene respinto dalla carica positiva che è già là. È più faticoso mettere la seconda carica, è ancora più faticoso mettere la terza, è ancora più, quindi più carica c'è, più difficile è aggiungere delle altre. Quindi la legge di Ohm io scriverò così: meno Q diviso C. Questo meno mi rappresenta la difficoltà di aggiungere ulteriore carica al condensatore, di far crescere la differenza di potenziale. Diciamo che c'è una differenza di potenziale qua che vorrebbe far circolare la corrente in direzione opposta, perché qua, vedete, io sto accumulando cariche positive, quindi questa piastra qua è un potenziale più alta di questo, quindi questo invece è il potenziale più alto di questo, quindi vedete il potenziale di questo vorrebbe far girare la corrente in questo verso, invece la pompa chimica sta facendo girare così. C'è una competizione, c'è una competizione. Il condensatore non vuole essere caricato, preferirebbe scaricarsi. Cioè voi nell'aggiungere ulteriore, cercare di aumentare il potenziale di questo, dovete sollevare sempre più carica, perché questo si innalza sempre più, dovete cercare di capire questo segno meno. Segno meno cosa? Q su C, perché è quello che è la differenza di potenziale ai capi del condensatore, Q su C. Quindi questa è l'equazione. Ovviamente I cos'è? Tutti dovrebbero sapere che I è la derivata di Q rispetto al tempo, non vi pare? Quindi in realtà l'equazione è questa.
siamo alla solita equazione. La stessa equazione della caduta di un grave in un fluido viscoso o di un induttore che, dove uno sta cercando di far passare una corrente attraverso un induttore. Quindi, se la carica iniziale qua, se la Q a T uguale a 0 vale 0, qual è la soluzione di questa equazione differenziale, che è un'equazione del primo ordine, quindi fate così, no? È un'equazione del primo ordine, lineare, ma non è omogenea, quindi avete due strade, o la omogeneizzate e usate le soluzioni esponenziali, oppure fate la separazione delle variabili che abbiamo appena fatto, e anche l'abbiamo fatto qualche settimana fa, diverse settimane fa ormai. E questa è, questa è l'equazione, è la soluzione che ha la condizione iniziale, che è la carica iniziale, ovvero la carica T uguale a 0 sia 0, cos'è e che aspetto ha? La soluzione è questa, il grafico è questo, la soluzione Q di T è uguale a, questo è Q in funzione del tempo. La carica parte da 0, cresce del solito modo 1 meno l'esponenziale decrescente, arriverà a un valore asintotico con un certo tempo caratteristico. Quale sarà il valore asintotico? Pensateci, se questo rappresenta la differenza di potenziale, qual è la definizione di capacità? La capacità è la carica diviso la differenza di potenziale. Se io vi chiedo quanta carica, a quale carica arriverà, la carica a cui arriverà sarà C per V0, dove V0 è il valore della forza elettromotrice chimica della batteria e C è il valore di questa capacità. Quello sarà il valore asintotico. E il tempo caratteristico cosa sarà? Sarà R per C. Quindi l'equazione è C V0 1 meno E alla meno T diviso RC, e uno per ispezione vede che per l'appunto, se io intendo scrivere così T diviso tau, vedo che la tau è uguale a RC. Non mi credete? Risolvete l'equazione dunque. È finita la lezione, magari la faccio. Questa è la soluzione. Imparate a risolvere queste tre equazioni. Caduta di un grave in un fluido viscoso lineare, caricamento di un condensatore e far circolare una corrente in un induttore. Okay? Quindi voi riuscite a caricare la capacità, ma quando arriva a questo valore qua, quindi asintoticamente si arriva, arriva a questo valore e vedete che la carica non cambia più. Se la carica non cambia più, vuol dire che la corrente cessa di circolare. Giusto? Potrei infatti chiedervi, calcolate la corrente in questo circuito. Qual è la corrente in questo circuito? La corrente è questa, no? E qual è, qual è il grafico? Boom. Qual è il grafico della corrente? Qual è il grafico? Lascio voi pensarci, è la derivata di questa funzione. Però potete vederlo qualitativamente, qua la corrente non è zero, eh? Poi la corrente sta diminuendo perché la corrente è derivata di questa curva, la pendenza della retta tangente, e a un certo momento la pendenza della retta tangente è praticamente a pendenza zero, la corrente non cambia più, quindi sarà un esponenziale decrescente. D'accordo? Quindi inizialmente la corrente è importante, poi però è sempre più difficile caricare il condensatore. È sempre più difficile caricare il condensatore. Ma notate come in questo modellino, in questa formuletta, non c'è il comportamento induttivo. E il comportamento induttivo non gli piace variazioni di correnti, cercherà di remare contro, no? E quindi la corrente che da zero, tutto notato, avete una corrente, non è molto realistico, perché ci sarà un comportamento induttivo, la corrente sarà inizialmente zero, magari ci arriva su, è più complicato. Quindi questa è una idealizzazione trascurando l'importanza dell'induttanza. Il circuito vero sarebbe cosa? Con un'induttanza, non vi pare? Eccolo qua, track, 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 track. Qua c'è l'interruttore. Questo è più realistico, perché ogni circuito ha un'induttanza.
Capite? Dovete capire che questo non è realistico, perché contraddice quello che ho fatto ad esempio poco fa, che la corrente sta cambiando bruscamente, quindi avete una grande variazione di flusso di campo magnetico e il circuito reagirà, non vi lascerà mica farlo. Quindi questo è una idealizzazione. Il circuito reale, dovete tenere conto di questo effetto. Chiaramente, scriviamo l'equazione di Vattelapesca, di Ohm, generalizzata, e questo si scrive puntualmente, no? E sarà la uguale IR. Quindi abbiamo la V0 meno, qual è il primo che incontro? Ovviamente questo è scritto a destra, sempre IR, c'ho questo, quindi io scrivo V diviso C, poi c'ho l'induttanza con L derivata di I, uguale a cosa? IR. Ok? Queste sono le forze elettromotrici, questa è quella chimica, questo è il condensatore che vorrebbe scaricarsi, si suppone ad essere caricato, e questo è la legge di Faraday-Lenz, no? Questa è l'equazione. E chiaramente vedete che questo è la derivata di Q rispetto al tempo, questa è la corrente, anzi piuttosto fare così che gli studenti lo odiano, lo faccio sotto. Quindi ho porto tutto quello che riguarda la corrente o la carica da un lato e lascio V0 dall'altra. Quindi ho la L, la derivata seconda della carica rispetto al tempo, più I, R per la derivata della carica rispetto al tempo, questa è la corrente, più Q 1 su C per la carica uguale V0. Ok? E vedete, questa è un'equazione lineare del secondo ordine, vedete la derivata seconda, e non è omogenea perché c'è la V0. D'accordo? E questo potrebbe rappresentare, per esempio, l'analogo di questo è il bungee jumping, dove avete il comportamento elastico, avete il comportamento dissipativo perché c'è l'attrito con l'aria, e ci avete la forza peso, che è un termine che rovina l'omogeneità. Ok? D'accordo? Ma facciamo la versione semplice. Immaginate che questo condensatore tanto per fare un esempio semplice. Immaginate, io mi ricordo che il mio docente di fisica tanti anni fa, quando ero proprio piccolo, faceva degli scherzi in classe. Lui caricava dei condensatori, quindi gli studenti arrivavano e poi buttava il condensatore allo studente, ovviamente lui non reagisce perché è addormentato, e voi istintivamente pigliavate, prendevate la scossa, no? Quindi io immagino di avere un condensatore carico, è stato caricato, quindi qua c'è una certa quantità di carica, qua c'è una carica negativa, qua c'è un induttore, comportamento induttivo, qua c'è il simbolo della resistenza, quindi qua c'è della carica già accumulata perché il professore è sadico, e c'è l'interruttore. D'accordo? A T uguale 0 chiudete l'interruttore, cosa succede? Allora, qual è l'equazione differenziale? La scrivo qua su perché non voglio ripiegarmi. In questo esercizio sarà questa equazione uguale a zero, non c'è la batteria. Non c'è la batteria questo qua. È un condensatore carico, chiuso l'interruttore si scaricherà, non c'è una batteria qua. Quindi le forze elettromotrici qui sono solo quella della capacità, cioè Q diviso C per intenderci, e c'è quello della legge di Faraday-Lenz che coinvolge l'induttanza L. E quindi ho no? Quindi, se volete, non voglio neanche descriverlo perché è già qua. Quindi semplicemente trascrivo questa equazione
ok? Dove uso la notazione Q punto è la derivata di Q è la corrente, Q punto è la corrente e Q due punti è la derivata della corrente. Questa è l'equazione, non vi ricorda qualcosa? Vi dovrebbe ricordare il caso in cui avete, questa è la posizione di equilibrio della massa, quindi qua avete, non so, ecco il vostro tavolo, qua c'è la molla che passa attraverso un... Fatemi fare il disegno, eh? Allora, prima... Quindi questa sia la posizione di equilibrio e voi cosa fate? Indietreggiate la massa, ovviamente allungando la molla e lasciate la presa. D'accordo? Allora, come voi dovreste ricordare, quindi l'equazione qua sarebbe mx due punti più bx punti più kx uguale zero. E vedete che c'è una tabella di conversione. La M in qualche modo in questa, in questo modo di ragionare, vedete che la L già che gioca il ruolo della massa, come ho detto la resistenza gioca il ruolo del coefficiente ho scoperto qua. E guardate come la costante elastica. Quindi tutto quello che avete imparato i meccanici può essere riciclato nelle domande di elettromagnetismo e viceversa. Un elettrico può essere onestamente interrogato in un contesto di meccanica perché è la stessa matematica. Allora cosa succede secondo voi? Se questa è la carica in funzione del tempo, ho due tipi di possibili comportamenti. Uno è di questo tipo qua, dove dalla carica iniziale, chiamiamola Q0, c'è una certa carica iniziale qua, Q0 è meno Q0. Quindi c'è un certo valore di carica, per esempio questo è il grafico della carica su questo elettrodo qua, ok? Sto guardando quell'elettrodo là, mi sto chiedendo come varia la carica lì in funzione del tempo. Parte da Q0. E potrebbe semplicemente morire esponenzialmente fa. O potrebbe fare. Oppure potrebbe fare così. Faccio un disegno prima per guidarmi. Poi disegnare un po' meglio. Se non fossi così stanco, faccio uno sforzo. Sono due casi, uno muore così abbastanza esponenzialmente, l'altro invece è un tentativo di oscillare, un'oscillazione smorzata. E qual è il discrimine? Qual è il... cos'è che decide se è di un tipo o di un altro? In sostanza, qui avviene se avete a che fare con numeri complessi. Qui se avete a che fare con numeri puramente reali, perché per avere un'oscillazione serve il numero di Eulero, e il numero di Eulero è alla I, quindi c'è un numero addirittura immaginario. Poi se quel numero complesso ha anche una parte reale, la parte reale è responsabile della lenta morte di questa, è un'oscillazione smorzata, infatti questi sono chiamati inviluppi e sono essenzialmente delle curve esponenziali decrescenti, ma è la parte immaginaria del numero complesso che vi dà il numero di Eulero. Se volete vedere qualcosa che oscilla o pseudo oscilla, avete bisogno di numeri complessi. Se non vi piacciono i numeri complessi, cambiate facoltà.
I numeri complessi sono la matematica delle oscillazioni, meccanici, elettrici, qualsiasi cosa che oscilli. Anche in maniera smorzata avete i numeri complessi, il numero dell'Eulero. Onde elettromagnetiche più oscillanti di quello, numero dell'Eulero! Se non vi piace il numero dell'Eulero dal mio corso, mi dispiace molto per voi, ve lo sto facendo apposta, perché lo troverete nella vostra carriera. Qui serve qualcosa di complesso, addirittura la parte immaginaria che vi dà il numero dell'Eulero. Qual è il discrimine? Cosa si fa? Questa è o non è un'equazione omogenea? Quindi si fanno le soluzioni immaginarie. Allora, intanto dividiamo per L, come qua dividevamo per M, no? Dividiamo per L, dividiamo per M. Quindi abbiamo Q, due punti, più R diviso L, Q punto, Jesse, 1 su LC, Q uguale 0. Si prova una soluzione di questo tipo, perché le funzioni esponenziali, per il momento non sappiamo se sono esponenti reali o immaginari, le funzioni esponenziali hanno la vera proprietà che quando faccio la derivata scende l'esponente, no? Cioè, provo una soluzione di prova, ovviamente ho bisogno di qualcosa che prenda tempo, e provo così, e alla t, no, stupidaggine, perché? Perché questa è una bestialità? Perché l'argomento dell'esponente deve essere adimensionale, quindi sono costretto a mettere qualcosa qua che ha le dimensioni di un tempo alla meno 1. Vi ricordate quella lezione? E qua devo scrivere qualcosa che abbia le dimensioni di una carica, perché questo è adimensionale, voglio una carica, no? Quindi la chiamo, che so, il Q0. Cos'è Q0? È il valore della carica quando T uguale a 0, no? Quindi, cosa faccio? La Q punto cos'è? È alfa Q0 L alfa T. La Q2 punto cos'è? È alfa al quadrato Q0 L alfa T. Quindi metto questo qua, metto questo qua, metto questo qua e impongo uguale a 0. E cosa faccio? Quella è l'equazione differenziale, scrivo un'equazione algebrica associata a quella. L'equazione algebrica si scrive a vista. Qua cosa ho? Alfa quadro. Alfa quadro. Qua ho R più R diviso L per Q punto, e Q punto è un alfa. Qua ho 1 su più. Questi gesti sono terribili, non si cancellano nemmeno. 1 su LC Q, quindi la funzione 1, perché se volete ho fatto così. Ok, ho messo in evidenza, vedete che eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, lo metto in evidenza e questo deve essere uguale a 0. Ma questo non è mai 0! Certamente questo non lo è, mai mai mai. E se Q0 è 0, beh, avete sotto le scarico all'inizio, e quindi quando chiudete il produttore, cosa fa? Q rimane 0 per sempre, cioè mettere Q0 uguale a 0 è come dire che noia, non succede niente. Quindi se volete che succeda qualcosa, Q0 deve essere diverso da 0. Questo è sempre matematicamente diverso da 0, quindi l'unico modo per avere 0 è che questa roba qua sia 0. Questa roba qua deve essere 0. Questa è una quadratica che ha due soluzioni, come sapete bene. Quindi ce l'avete due, uno con segno più, uno con segno meno. Dove stanno questi segni? Questo, e quindi è meno R diviso L, più o meno radice quadrata di R al quadrato diviso L al quadrato meno il famoso 4AC. A è 1 e C è questa roba qua. Tutto diviso 2A, quindi questa è la soluzione. Normalmente la gente porta dentro 2, quindi c'è un 2 qua, questo diventa un 4L4 e questo 4 va via. Ok? Quando è che avete la pseudo-oscillazione? Quando è che avete l'oscillazione smorzata? Avete l'oscillazione smorzata o oscillazioni? Quando?
quando quella roba là è negativa. Perché quando quella roba là è negativa, avete la radice quadrata del numero negativo e quindi avete i numeri immaginari. Ed è quell'immaginario che avete E alla I teta e quello è un numero che gira bla 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 bla. Quindi non faccio tutte le cose che ho già fatto. Quindi il discrimine è quando 1 su LC è maggiore di B quadro diviso 4L quadro, avete oscillazioni. O meglio dire, pseudo-oscillazioni. Che caldo. Quindi, a rigore è un oscillatore armonico se B è uguale a 0. Cioè B, se R è uguale a 0, se la resistenza è 0, se la... dov'è la resistenza? Qua ho messo B. E vedi, così inconscio che R è equivalente a B, che ho scritto B, no? È pazzesco. Come funziona il cervello? Se la resistenza è zero, allora vedete che l'argomento del radicando è negativo, perché se questo è zero, questo sarà sempre negativo. E quando avete un radicando negativo, è sicuro che avete il numero complesso ed è un immaginario puro. Quindi, quando R è uguale a zero, avete oscillazioni pure, è proprio un oscillatore armonico con una frequenza ben precisa. Quando invece R è diverso da zero, non è certamente una cosa che oscillerà per sempre, ma muore esponenzialmente. Muore come? Qual è il tempo caratteristico della morte? Lo vedete qua, no? Ma questa roba qua vi dà la morte. Quindi avete, quando siete in questo regime qua, quindi questa parte qui è maggiore di questo, la soluzione, per esempio, una soluzione di questo tipo. Che caldo, Q0 è alla meno R diviso 2LT per coseno omegona T, dove omegona quadro è uguale a 1 su LC meno R quadro diviso 4L quadro. Questo è un esempio di cosa potrebbe succedere. Se questo è maggiore di quello, avete l'oscillazione smorzata. E omegona è questa roba qua. Quindi, per chi sta studiando, questo è un ripasso. Il tempo tra qua e qua, tra un'andata e un tentativo di ritorno, è t uguale 2pi greco diviso omegona. E questa è una curva esponenziale decrescente. Con quale tempo caratteristico? Questa è la funzione esponente decrescente. E quindi questa funzione qui ha un tau, questa tau della morte, facciamo così, il tau della morte lo leggete qua, è 2L diviso R. Notate che c'è quel 2. Notate il 2. Nell'esercizio di prima dell'induttore, che quando uno chiudeva l'interruttore e la corrente dell'induttore saliva, il tau era L diviso R. Qua c'è il 2. Da dove viene quel 2? In ultima analisi viene dalla matematica di questa quadratica, da questo 2 qua. Quindi c'è questa morte esponenziale, questa curva entro la quale le oscillazioni avvengono, questo si chiama un inviluppo, questo inviluppo esponenziale decrescente, questa è l'esponenziale decrescente, questo è solo il suo specchio, tanto per guidarmi nel disegno. A questa curva esponenziale decrescente ha un tempo caratteristico che è così. D'accordo? Cosa succede quando R è uguale a zero? Non c'è più la morte esponenziale, perché quando R è uguale a 0 il tau diventa infinito, quindi questa morte esponenziale non avviene e la curva oscilla sempre come un bravo oscillatore armonico. Come si fa tecnologicamente a avere R uguale a 0? Si abbassano di molto le temperature. Alcuni di voi forse hanno sentito parlare della superconduttività.
Quindi se voi prendete sul circuito e la mettete a temperature bassissime, elio, freddo o del genere, forse il vostro circuito non ha più proprietà resistive e oscillerebbe per sempre. Sarebbe un grande risultato tecnologico se riuscissero a trovare il modo di rendere materiali superconduttivi a temperature un po' più alte, perché è molto costoso avere temperature così basse. Se si riuscisse a sviluppare la tecnologia dei materiali che diventano superconduttori a temperature più alte, qualche decina di grado, 100 gradi al limite sotto lo zero, non numeri pazzescamente, ma molto più alti, sarebbe una... cioè, pensate, una corrente non muore mai. Gira. È come avere la massa attaccata alla molla e non avere attrito, andrebbe avanti per sempre. Ahimè, l'attrito lo fa, l'attrito dissipa energia, la resistenza dissipa energia. Quindi riguardate questa matematica, riguardate questa matematica. Che ore sono? 10 minuti sono preziosi. Allora, molto velocemente, poi lo riprendiamo brevemente martedì. Uno dei termini del teorema di Poynting, c'era quel termine, vi ricordate? Questo qua? L'espressione vuota. Cosa dice il teorema di Poynting? Coraggio! Ricordate questo pezzo? Poi in forma integrale cos'era? Ne parleremo ancora martedì brevemente, magari verrò col proiettore perché vorrei andare avanti con un po' di materiale, ma vorrei che questo pezzo può essere scritto in maniera che è familiare a alcuni di voi. Vorrei tradurlo, questo è un volume, volume. Quale volume? Il volume del chiuso adesso. Qui sto in, manca il differenziale qua, ovviamente. Ok, allora l'integrale di volume, tanto per fissare le idee, uno potrebbe pensarlo come dx, dy, dz, è un volume, ok? Integrale di volume. Allora, è una traduzione, non è una derivazione quello che sto per fare, perché non abbiamo abbastanza tempo, la vita è troppo breve, ma a me spreme che voi capiate che questa formula sta dicendo qualcosa che può essere capito in termini più colloquiali. Questo integrale che sto integrando sia in x che in y che in z, immaginate una situazione dove, non so, potrei avere questo voglio fare che questo sia la x e questa è la x, quindi ok, facciamo così, più facile, non cerco di fare
giramenti strani. E immaginate di avere, che so, un cilindro di materia fatta così, e quindi orientato lungo l'asse X, se volete, d'accordo? È orientato lungo l'asse X. E qua dentro di avere tanti portatori di carica che stanno muovendosi nella direzione X. Tutti questi portatori di carica, quindi già avete una densità di corrente. Quindi il vostro volume è questo cilindro che è orientato nella direzione X, d'accordo? Quindi io dico che questo integrale potrebbe essere pensato come fatto dal prodotto di due pezzi. Uno integro in Y e in Z. E un altro integrale in X, a separati. Quindi faccio così. Vedo che la mia J, provo a scriverlo, vediamo se riesco a dirlo in maniera sensata. Faccio un integrale di J lungo una superficie, e questa superficie per esempio coincide con il piano, con un piano perpendicolare all'asse X, quindi è un piano in qualche modo parallelo all'asse YZ. È un piano parallelo all'asse YZ. E questo qua moltiplico per un altro integrale che invece è lungo la direzione che mi rimane. Una cosa del genere. Anzi, voglio una traduzione, non voglio star là a puntualizzare sulla trazione. Io integro così su questa superficie qua la J. Poi mi rimane però da fare ancora un integrale di X, che è lungo il cilindro. Questo cos'è? Questa è la corrente che passa attraverso il cilindro. E questo cos'è? Cos'è l'integrale di un campo elettrico su uno spostamento? È una differenza potenziale. Giusto? Un campo elettrico è uguale a delta V su X, quindi E per delta X è delta V. Se integro E per delta X, E per più E delta X, ottengo. Quindi questo è un delta V. Quindi questo pezzo qui, si scrive I delta V, o tante volte semplicemente I per V, o V per I, I per V. Qualcuno se lo ricorda? Qual era l'unità di misura del teorema di Poynting scritto così? Erano watt, no? Questi sono watt. Questi sono watt al metro cubo. Ma questi sono watt. Quindi questo pezzo qui del teorema di Poynting rappresenta il lavoro che i campi elettromagnetici, in particolare il campo elettrico, fa nel muovere le cariche. Quindi quella è la potenza, come alcuni di voi forse sanno, quando hanno fatto un po' di elettronica o elettrotecnica, è I per V, giusto? Quindi quel famoso I per V da dove viene? Viene da qua! Martedì ne commenterò ancora un po', però questo pezzo qua è I per V. Allora, torniamo un attimo alla nostra... Forse è il caso di... in effetti sono minuti ormai fermi, e non vale la pena dire altro, ma tenete ferma questa cosa qua. Questo termine qua voglio convincervi che è il lavoro che i campi elettromagnetici che sono qui fanno per muovere le cariche. Quindi il teorema di Poynting mi dice che l'energia nel campo elettrico e magnetico può diminuire per due motivi: perché fuoriesce dell'energia dalla superficie sotto forma di onde elettromagnetiche, ma può anche diminuire perché è speso a far lavoro. Il campo elettrico spinge le cariche, ma nel spingerle, nel far corrente, il campo elettrico nel far corrente, certo che lo fa, perché no? Pensate ai materiali ionici. Se è il materiale ohmico, cosa succede? Se avete un campo, avete una corrente. Quindi il campo crea una corrente, ma creandola spende energia. E quindi
il ratio, la diminuzione dell'energia per unità di tempo dipende dalla potenza che serve per far circolare la corrente. Quindi se non ci fosse l'irraggiamento, già questo mi dice che questa roba qua, per esempio, deve diminuirmi. Perché quella roba sarà, per esempio, positiva. Se quella è positiva, questa deve essere negativa. Quindi se il campo fa lavoro, nello spostare la carica, da dove va l'energia che lui ha comunicato la carica? Sarebbe bello una intuizione questa. Se questa è una piastra e questa è un'altra piastra, e qualcuno, Dio, crea una carica qua, e qua avete cariche positive, crea una carica là, cosa fa la carica? Si muove, no? Si muove, acquista energia. Ma da dove la prende l'energia? La prende dal campo. E quindi l'energia del campo diminuisce. Nello spostarsi, lui acquista energia, ma il campo deve diminuire. Perché solo diminuendo, diminuisce l'energia. Sarebbe bello se io potessi muovere una cosa senza dover pagare la bolletta. Questo mi sta dicendo che far circolare una corrente devo pagare la bolletta. Qual è la bolletta? Cos'è che pago? Pago una diminuzione dell'energia del campo. Il campo diventa più debole, facendo spostare la carica si indebolisce. Poi si indebolirà anche se ci sono onde che portano via ulteriore energia. Quindi questa formula dice cosa fa l'energia del campo? Diminuisce se ci sono onde che portano via energia, ma diminuirà se i campi fanno lavoro. Questo pezzo qui è il fatto, ahimè, che dobbiamo pagare l'Enel o la compagnia elettrica. Sarebbe bello se io potessi generare energia senza pagare il prezzo. Ci vediamo martedì.